ottava giornata del campionato nazionale Serie A1 di fronte stasera alla Team Service Car Monza contro il Broker Scandiano. E questo primo tempo finisce qui a reti inviolate qua. No, la partita continua sulla stessa falsariga. Credo che Scandiano stia provando un po' di più a prendere l'iniziativa della partita. Tataranni contro Zampoli, tutto pronto. Tataranni, gol di Tataranni! E la partita si sblocca in questo momento. Il Broker passa in vantaggio grazie a questo rigore di Tataranni, che ha tirato basso e centrale. Zampoli fino al termine. Bella palla, bellissima palla di Lazzarotto qua. Martinez compie un autentico miracolo. Verona, Coi dall'altra parte. Coi, grandissimo gol di Coi. E questo il Coi che Scandiano vuole. E questo il Coi che i tifosi scandianesi vogliono vedere. All'indietro per Marcoi, che ha un po' di spazio. Vediamo se si inserisce. Bella palla per Tataranni. Assist fantastico di Marcoi su Tataranni in posizione. Conclude con un tap-in e porta l'Ubroker sul 3-0. Anzi, Monza che in attacco quest'anno non riesce a sfondare. Gol intanto di Martinez, che ha deviato la palla di Nadini, proprio appostato, cercavano proprio la palla in mezzo. Ballestero. Marcoi correttamente secondo l'arbitro. Galimberti, poi Marcoi va su di lui. Zucchetti, gol di Zucchetti. Come può cambiare una partita? Abbiamo visto delle palle un po' inspiegabilmente. Tanto fallo, ultimo fallo di squadra, il decimo fallo di squadra arriva in questo momento. 2:24 al termine per un blocco. E ora parte Tataranni. Tiro fuori, palla alta di Tataranni. Zucchetti comincia a risentire un pochino, attenzione, perde palla ed è rigore questo. Galimberti contro Verona, parte Galimberti, Verona, poi riprende la palla Galimberti, ancora Julian Martinez, ancora Verona, tre parate di Verona su tre tentativi. Alla Martinez tira, la partita finisce qui e l'Ubroker vince con la Team Service Car per 3-2. Un commento.